Abbiamo spiegato al prefetto che questo sciopero nazionale riguarda tutte le vertenze in essere del territorio italiano. In particolar modo noi abbiamo scelto la prefettura appunto per far conoscere al nuovo prefetto la situazione che abbiamo noi della crisi della Valle del Tubo, della crisi di tutto l'indotto automotive che è comunque già a conoscenza di tutti. Quindi al prefetto abbiamo chiesto di intervenire anche su questa situazione, di sensibilizzare la politica e di cercare di far sì che questa transizione non lascia a casa nessuno, perché il problema, come abbiamo già detto mille volte, è che il 2035 è alle porte, ma la riconversione partirà già dal 2027. Quindi abbiamo attenzionato al prefetto, a sua eccellenza il prefetto, la situazione che è molto grave, il rischio di 3.500 posti di lavoro che si potrebbero perdere dalla sera alla mattina, che si andrebbero ad aggiungere anche quei 1.000 che purtroppo abbiamo perso in questi anni addietro. Questo che abbiamo chiesto è proprio quello, un osservatorio sull'automotive che sia perennemente aggiornato e monitorato, perché non possiamo arrivare, come si vuol dire, sempre dopo lo sparo. In modo molto semplice abbiamo fatto capire al prefetto che i temi nazionali di fatto riguardano l'intero territorio della provincia di Teramo, con quelle vertenze oramai irrisolte e con quella necessità di dover attuare delle strategie politiche industriali che possano rilanciare, ma soprattutto innanzitutto salvaguardare un intero territorio che attualmente rischia di perdere il 20% degli addetti nel settore metalmeccanico. Lo diciamo perché fondamentalmente quelle che sono state, se vogliamo, le vertenze importanti del territorio, Veco ATR, hanno avuto purtroppo una fine che noi abbiamo sempre denunciato assurda, perché aziende molto importanti per tutto il tessuto industriale. Quello che abbiamo raggiunto per esempio su Betafens è stato raggiunto solo e esclusivamente grazie alla lotta sindacale, ma è evidente adesso più che mai agire una strategia industriale che possa portare le lavoratrici e i lavoratori verso una transizione socialmente e anche ambientalmente sostenibile, perché altrimenti rischiamo di far male all'una delle due parti. È necessario appunto che l'esecutivo a livello regionale, territoriale, regionale e anche nazionale si riunisca e ascolti la voce delle lavoratrici e dei lavoratori, che vengano immaginati e messi subito in atto degli ammortizzatori sociali che possano sostenere i lavoratrici verso la transizione, ed è necessaria fare la formazione per consentire ai lavoratrici e lavoratori di essere pronti rispetto ad una sfida che ci sta impegnando tutti e che ci vedrà certamente protagonisti, e questo protagonismo, se non arriverà, ovviamente ce lo andremo a prendere. Noi abbiamo scelto di essere qui in piazza a Teramo, che purtroppo è la Cenerentola d'Abruzzo sotto questo punto di vista. Le crisi industriali e le prospettive per l'industria sono fondamentalmente senza prospettive in Italia da almeno 25 anni, perché non ci sono piani industriali e non c'è una strategia industriale. In Abruzzo soffriamo ancora di più di questa cosa, e Teramo purtroppo è la città che non si capisce per quale tipo di scelte è rimasta più indietro di tutti. Da parte della regione c'è una corresponsabilità, secondo lei? Assolutamente sì, non solo di questa, non ne faccio una colpa di questa legislatura, ma anche delle precedenti. Basti pensare che al di là della riva del Tronto c'è una regione che ha fatto di quell'area industriale il fulcro dello sviluppo del regionale stesso.